Abituati ad essere osservata. Marichita's Hair Stylist, un team di professionisti al servizio della tua bellezza. Ampia scelta di tagli e stili per soddisfare le tue esigenze. Consigli, trattamenti, simpatia e sempre tantissime offerte. Per i clienti la Fidelity Card, che ti consente di scegliere un omaggio a tua scelta ogni 15 trattamenti. Marichita's Hair Stylist di Marta, Monica e Rosanna. Via Sfodelo 53, fronte piazzale della Pace, Alghero. Marichita's Hair Stylist. Sentirsi più belle ogni giorno. Buon ascolto e ben ritrovati con l'informazione regionale su Radio Onda Stereo. In studio Sara San. È giallo in Sardegna sulla scomparsa dell'indipendentista Dodore Meloni. La sua auto è stata ritrovata in una serata con gli sportelli aperti e dentro un biglietto che rivendicava il sequestro firmato da una sigla sconosciuta ai guardiani della nazione, che chiedono il ritiro dalle elezioni politiche dalla lista Meris, alla quale Meloni ha dato il suo appoggio. Il piano antisequestri è scattato in tutta l'isola, ma gli investigatori restano cauti e non si sbilanciano. Equità ha revocato il provvedimento con cui aveva pignorato la pensione di 470 euro a una pensionata di 74 anni di Mara Calagonis per recuperare un debito di 3.000 euro contratto dalla figlia con la quale aveva cointestato il conto corrente. La decisione è stata comunicata con un'email all'avvocato che difende la donna. È un atto di correttezza, ha detto Maria Grazia Caligaris, presidente dell'Associazione Socialismo Diritti Riforme e della Società di Riscossione. Ha abbracciato gli agenti mentre le restituivano i soldi che la maga era riuscita a portarli via con minacce e intimidazioni. Gli uomini del commissariato di Quarto sono riusciti a recuperare tutto il denaro che una 31enne bosniaca arrestata venerdì per truffa aveva estorto ad una giovane di 25 anni. Dopo averle letto la mano, l'aveva terrorizzata dicendole che aveva il malocchio. In questo modo era riuscita a farsi consegnare 13.000 euro ora restituiti alla vittima. Dalle battaglie per difendere la fabbrica al palco, inseguendo un sogno lungo solo 200 metri, quelli che separano il teatro Ariston dalle sale di Talent Up Academy Sanremo, una vetrina nazionale per dare una chance ai giovani con la passione per la musica. Talent che ha aperto le porte al rock sardo dei Gola Secca, formazione nata in fabbrica 3 anni fa durante le pause pranzo, composta da 4 casse integrate e un futuro disoccupato del Sulcis che viaggia tra rock, rabbia e voglia di riscatto. Anche la scuola media di via 20 Settembre di Alghero aderisce all'iniziativa nazionale a favore del risparmio energetico Mi Illumino di Meno. Domani 16 febbraio verranno sospese per tutta la mattinata e le attività legate all'uso della corrente elettrica e non sarà prodotto alcun tipo di rifiuto. Si terranno incontri con degli esperti che spiegheranno l'importanza delle energie rinnovabili e del riciclo. La sera del 20, dopo le 19, verranno proiettati sui muri esterni della scuola stralci di alcuni video. In chiusura le previsioni del tempo sulla Sardegna per le prossime ore: cielo coperto con pioggia nell'arco della giornata, venti moderati, mari agitati. Le temperature saranno comprese tra una minima di 2 gradi e una massima di 12. È tutto per questa edizione. Vi ringrazio per l'attenzione. Per maggiori approfondimenti vi invito a visitare il sito internet all'indirizzo www.ondastereo.it.